Bentrovati, un nuovo appuntamento, la trasmissione dedicata alla conoscenza dei nuovi sacerdoti novelli, dono per la Diocesi di Verona, prosegue. Oggi ci troviamo in un quartiere storico della nostra città, il quartiere di Borgo Nuovo, e qui prosegue il suo cammino di sacerdote Don Luca Composta, che adesso conosciamo insieme. Composta Luca, della parrocchia di Soave. Eccomi. Il giorno dell'ordinazione, partiamo da lì, da questa giornata particolare nella quale avete ricevuto per mano del Vescovo e avete promesso per mano del Vescovo qualche cosa di grande. Che cosa è stata quella giornata per te? Ah, la giornata lì è stata, intanto stupenda, nonostante la quarantena e forse anche, tra virgolette, possiamo dire grazie alla quarantena, perché l'abbiamo vissuta in un modo totalmente nuovo, una cosa che dopo sette anni di seminario potrebbe essere una cosa scontata come un'ordinazione, perché ci arrivi, hai visto altre classi che si preparano, hai visto come sono, arriva in questo modo qui, che è un modo totalmente diverso, rinviata di un mese, quindi non sapendo neanche quando sarebbe stata. Inizialmente si diceva settembre, ottobre, quindi con un punto di domanda gigantesco. Un paio di settimane prima ci dicono che effettivamente è il 27 di giugno, e allora lì si è aperto tutto di nuovo, abbiamo ricominciato a risentirci in maniera seria ed è stata una giornata fantastica, con poche persone però con grande vicinanza. Forse questa quarantena a noi ha portato anche la vicinanza delle persone che non c'erano fisicamente, ma che si sono fatte sentire forse ancora di più, proprio per la comunione dei santi, la comunione della preghiera. Esatto, quella lì, dice Don Daniele Bogoni, quando sei buttato sul tappeto durante l'invocazione dei santi, lì li senti tutte le preghiere, come se ci fosse una nebbia densa che ti avvolge, quindi è proprio quella roba lì. Cioè, quel giorno lì io personalmente mi sono sentito dentro a una chiesa che abbatte anche i muri delle pandemie, di tutte queste cose, grazie anche ai mezzi che effettivamente sono diventati strumento per il nostro diventare preti e farlo in comunità. Signore pietà. Signore pietà. Padre fonte della vita. Figlio parola fatta carne, pietà di noi. Spirito santo fuoco dell'amore, pietà di noi. Maria vergine madre di Dio, prega per noi. Abbiamo seguito questa ordinazione che, giustamente come dicevi tu, è stata un'ordinazione inconsueta. La cattedrale non era stracolma, non c'erano tantissimi cori, eppure appunto la spiritualità forse quest'anno si è sentita ancora di più, la comunione dei santi. Certo. Il Vescovo vi ha parlato come un padre, mm-hmm, e vi ha chiesto grandi cose, vi ha chiesto di volare alto. Sì, il Vescovo è stato bellissimo, anche il post ordinazione col Vescovo, credo che sia stata anche lì la prima volta che faceva una cosa così, per dare le nomine non ci ha chiamati singolarmente in ufficio, ma tutti insieme, proprio e lì ce le ha dette a tutti, cioè senza segreti, senza tenere nascosto niente l'uno all'altro, e questo viene proprio da questo atteggiamento suo di papà, che ha riunito lì i suoi nuovi figli, i piccolini del gruppo, anche se lui ci ha sempre chiamati stagionati, perché siamo forse la classe con l'età media più alta, e per lui siamo gli stagionati, fatalità. Tra l'altro c'era la lettura che dice: esorto gli anziani che sono tra di voi come anziano, quindi sembrava quasi voluta questa sottolineatura del Vescovo della nostra età elevata. E però lì veramente sì, ci ha fatto sentire di essere dentro una grande famiglia. Con questo gesto, oltre con le parole, lui è riuscito con i gesti di quei giorni lì
a farci sentire davvero tutti insieme. Tu dove porterai avanti questo tuo essere sacerdote in questi prossimi mesi? Qui? Sì, 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 io sono qui a Borgo Nuovo, il Vescovo mi ha dato la nomina qui e ho cominciato qui come diacono, ho fatto un anno, ho vissuto la pandemia dentro la parrocchia, quindi vivendo qui, cercando di sentire le persone, cercando di fare poche cose ma che fossero legate alle persone, fisicamente proprio una per una. E sì, sì, comunque io andrò avanti qui in questi anni adesso. Siamo partiti dalla fine per andare all'inizio. Il Vescovo vi ha detto che voi siete la classe stagionata, in realtà ce n'è uno solo di più giovane, Don Luca Veronese, ma poi gli altri sono tutti grandi e avete scelto questa strada, la strada del sacerdozio, da grandi. La tua vocazione com'è iniziata? Beh, io vivevo in una comunità. Allora, inizialmente la cosa che forse ha iniziato a cambiare la mia vita è stata il far parte di un coro parrocchiale lì a Soave con un maestro che ai tempi era Don Paolo Pasetto, il responsabile della comunità che c'è su Affittà, Marcellise e Colognola, che mi ha chiesto di andare a vivere in una di queste comunità. Io ho detto di sì, sono andato, ho fatto i miei 10-15 anni in questa comunità come responsabile. Ad un certo punto mi sono ritrovato, pur non avendo grandi competenze, e da lì è cominciata la mia vita a contatto con i poveri, che poi naturalmente è diventata il contatto con il Signore, perché il povero ti ricorda sempre il Cristo sofferente della strada o il Cristo della croce. Lì, senza forse grandi pretese di teologie inizialmente, ho cominciato invece ad approfondire la teologia, ad entrare in seminario nella teologia per laici alla sera, a fare scienze religiose. L'ultimo giorno di scienze religiose, guardando l'edificio del seminario, mi sono detto: se fosse questa qui la mia vita, la mia vocazione. E allora ho provato a entrare lì. Ai tempi, poi il Signore si sa che unisce sempre tutto, Don Luigi Cotarelli, che era il parroco di Soave quando è nata la comunità, era il rettore del seminario, quindi gioco forza. Io sono andato da lui, ho detto: Don Luigi, voglio diventare prete. E lui mi ha detto: piano, c'è da fare un po' di roba. E allora lì è cominciata, però io davvero digiuno di tutte queste cose, e pensando che non fosse tutte queste cose da fare, e invece insomma dopo... Non hai mai pensato che la tua strada fosse altro? Cioè anche nella tua, quando sei entrato in comunità, non hai pensato che invece magari poteva essere la strada dello sposato, del laico? Cioè alla fine tu hai... con questa esperienza, con questo bagaglio, hai pensato che fosse quella del sacerdote? Sì, no, ma inizialmente no, finché vivevo in comunità non tenevo chiuse le altre opzioni, senza pensarci. Io poi lavoravo ai tempi, perché in comunità si viveva e si lavorava, quindi vedevo una gente, sì, non è che fossi recluso nella comunità o che andavo a lavorare tutte le mattine, facevo il barista all'autogrill, facevo i turni, quindi c'era tutta una serie di cose, persone che conoscevo al di fuori di quello che era quell'ambiente lì, che tante volte è anche un po' protetto forse rispetto a tante altre cose. Poi quando ho avuto l'intuizione di entrare in seminario, lì no, lì ha cominciato a delinearsi chiara questa cosa, perché insomma quando si sceglie prima si è sempre un po' tristi o incasinati, lì invece dopo, quando uno arriva e capisce, si semplifica avanti la vita come un treno, sì, 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 sì. E la gioia grande che si respira, penso io, nel giorno in cui decidi o capisci che è quella lì te la ricordi tutta la vita, ed è segno di ritorno per la vocazione, che è quella lì, che è quella giusta. Hai mai avuto paura? Paura? Cioè, anche oggi, io dico, ogni strada propone delle gioie, ma propone anche delle fatiche, degli errori. Ecco, certo. Mi domando sempre, un sacerdote ha delle paure? Sì, beh, io sì, ma anche qua, da quando ho cominciato effettivamente a vivere qui al Borgo, cioè, io vedo che le parole che diciamo noi preti, cioè, contano e possono cambiare le vite, in bene o in male. Quindi una paura è anche quella lì, che magari è una cosa detta per caso, detta anche nella rabbia o detta... così possa davvero far cambiare idea alle persone di quello che è la Chiesa, che noi magari
cerchiamo di far vedere più bella possibile, ma poi è fatta di uomini, quindi, e quindi la paura anche di buttare lì alcune cose che fanno parte di me, ma che potrebbero far male agli altri, quella c'è. Poi per quanto si dica che la religione cristiana sia debole o che noi viviamo ancora in un ambiente dove conta quello che dice un prete, se una persona si fida lì ti dà la vita. Quindi la paura è davvero di deludere quelle vite lì e di far del male, perché tante volte mi è capitato di dire delle cose per sbaglio o per intuizione che poi hanno davvero fatto bene a quella vita lì. Immagino che possa andare anche sul male, cioè è umanissimo. Durante la vostra ordinazione il Vescovo vi parlava e vi diceva: portate la gente non a voi ma a Dio. Mm-mm. E soprattutto con voi sottolineava la vicinanza vostra, nonostante l'età, siete tutti giovani, al mondo giovanile. E date sempre alla vostra pastorale un'impronta vocazionale. Ma sapete che bene potete fare ai ragazzi, adolescenti e giovani di ambo i sessi, aiutandoli a scoprire qual è la loro vocazione? Altrimenti a occhi chiusi vanno avanti. Voi date l'opportunità, prova a domandarti se il Signore ti vuole sposo, sposa, papà, mamma, o ti vuole consacrato, consacrata, sacerdote, e dare l'opportunità di essere davvero liberi. Fate in modo che ogni germe di possibile vocazione alla vita presbiterale sia portato a compimento, sia sorretto, nessuno venga bruciato da una gelata primaverile. E amate i vostri giovani al punto da fare il possibile per tenerli liberati dal peccato, dal sistema del peccato, che è il più grave dei Covid. Il peccato li rovina dentro. Quanta amarezza sperimentano. Posso dirvi, siate dei bravi confessori. Che cosa vuol dire per te seguire i giovani oggi? Beh, allora, seguire i giovani oggi, secondo me, è andare nella piazza, qui cioè, si vede molto bene al borgo. È la famosa chiesa, la tenda da campo che dice Papa Francesco. Poi, se uno va in Argentina e vede, esiste effettivamente una tenda che si sposta nei punti della diocesi dove non arriva la chiesa fisicamente coi muri. Quello che è chiesto a noi come preti giovani, secondo me, è proprio quello lì, di lanciarci dentro questo mondo, di non rimanere nel nostro ufficio o di avere un ufficio che possa essere per i giovani, quindi non l'austero ufficio della confessione di tutte queste cose, ma insomma l'ufficio che si muove verso di loro. E qui al borgo è molto bella questa cosa, loro magari non frequentano tanto la chiesa, ma appena uno dà un po' di speranza o un briciolo di fiducia a questi ragazzi qui, loro vengono qui e rimangono qui, non si staccano. Anche durante la quarantena tanti ragazzi, tanti giovani dicevano: dai che veniamo a fare un giro in parrocchia lo stesso, ma anche solo a prendere il caffè o la birra, insomma quello che viene. Però è quella lì, secondo me. È la relazione, in fin dei conti. Sì, assolutamente. Perché Dio è un Dio che si fa relazione, non è un Dio che è rimasto lassù. È un Dio che ha patito anche la relazione, non è che l'ha solo vissuta tanto così perché è bello stare con la gente. Da quella relazione lì ha capito che si prendono anche le bastonate o le frustate, però c'è rimasto nella relazione, nonostante tutte queste cose. Tu, nel biglietto, nel santino della tua ordinazione, utilizzi il pezzo del Vangelo che racconta le nozze di Cana. Mm-mm. Perché? Perché io, quando sono venuto al borgo, qui la pastorale giovanile era poco sviluppata, perché per varie vicissitudini. Il borgo è un quartiere storicamente difficile, adesso con questa nuova chiesa, con queste sì. strutture non è più così, no. Però vive ancora di un retaggio storico. Sì, purtroppo sì, però sì, sta cominciando, e sta cominciando proprio grazie alle famiglie. E allora io appena sono arrivato sono stato catapultato in queste realtà familiari che aiutano molto la parrocchia, che sono molto presenti. Vuoi perché qui le case costano un po' meno per i problemi passati, allora qualche famiglia giovane prende casa qui e da lì comincia il suo percorso, e quindi il borgo sta ritornando anche un borgo bello. Sono andato in queste famiglie e ho capito che
oltre ai giovani ci sono le famiglie da tirare su, e allora le nozze di Cana. C'è un gruppo qui poi che si chiama il gruppo di Cana, è un gruppo che continua il corso fidanzati, quindi anche un po' per il bene voluto a queste persone, che sono le prime che mi hanno accolto qui. Poi la frase sopra nel santino è riempite d'acqua le anfore, cioè il Signore può trasformare l'acqua in vino, ma l'acqua ce la mettiamo noi. Se non ci mettiamo l'acqua, il Signore è lì, fermo, che cioè è un miracolo in potenza, direbbe il filosofo. Però non lo fa, se non c'è l'acqua lì dentro. Quindi sono le famiglie che portano l'acqua. Poi il bello del santino è che dietro noi di classe nostra l'abbiamo fatto tutti uguale per rappresentare questa nostra unità, e questa è un quadro che c'è in seminario nella chiesa di San Pietro. Quindi da una parte c'è quello che rappresenta noi, dall'altra parte c'è quello che ci lega tutti, che è il seminario, la nostra vita. Tu riporti al seminario, riporti a questo piccolo gruppo di persone, tutte diverse, perché sì, oramai stiamo conoscendole di settimana in settimana, stiamo conoscendovi un po' tutti, e siete veramente diversi, sì, provenienti, sì, da esperienze diverse, però molto uniti. Questo ritorna in tutte le persone, in tutti, sì, i tuoi, sì, compagni, questo abbiamo, gruppo. Beh, tra l'altro adesso noi abbiamo deciso questa legge che ogni 27 del mese ci ritroviamo insieme a far messa o da qualche suora o da qualche, in qualche posto. Quindi sì, però essendo vite di persone grandi che si mescolano, poi quattro di noi sono partite da Casa San Giovanni insieme, poi Luca Veronese si è unito dopo, però sono 7 anni che mescoliamo le nostre vite e le nostre esperienze, ognuno con le sue caratteristiche, perché arrivare ad una certa età vuol dire che c'è poco da smussare ancora, cioè le hai fatte e quello che hai fatto lo vuoi dire e lo vuoi vivere. Quindi ci sono le personalità che sono abbastanza costruite, e quindi è anche più facile essere se stessi. Quando si è se stessi, la comunità è fatta praticamente. Non ce n'è. Che speranze hai? Tu adesso sei prete. Prete, sì, a tutti gli effetti. Mm-mm. E prete per sempre, tra l'altro. Cosa non da poco. Anzi. E qual è la speranza di un giovane prete per il suo futuro, per il futuro della Chiesa? Ma io credo di essere parte della Chiesa e di continuare ad esserlo, nonostante tutte le cose che possono succedere, tutti i problemi, tutte le critiche che possano esserci. La mia speranza è di rimanere sempre all'interno di questa Chiesa qui, cioè dell'amare assolutamente. Beh, in questo caso il Papa di questo colpo è impossibile non amare, e non capisco chi lo critica. Però veramente di far parte di una grande famiglia, credo che sia l'unica speranza che mi tengo. Poi la fiducia nei confronti dei superiori, quella mi auguro che ci sia sempre, perché è veramente un entrare all'interno di una famiglia, quindi non ce n'è anche con gli altri preti, è proprio questa cosa qui che mi auguro che mi rimanga e che spero e che ho chiesto durante l'ordinazione come grazia, il fatto di essere sempre parte di una famiglia. Poi quando uno è parte di una famiglia, che la famiglia sia blasonata, che sia quello che vuoi, è comunque, se uno è figlio sempre, che abbia il papà strano, che abbia il papà normale, il figlio lo sia sempre. Il sentirsi figli accolti, quella è una speranza grande che io mi auguro che ci sia, e che il papà sia sempre accolto dal figlio.